Pensa ad una fetta di torta al cioccolato, ad un gustoso gelato, a morbide e dolci caramelle. È un desiderio irrefrenabile di qualcosa di dolce? Perché i cibi ricchi di zuccheri sono così irresistibili? Perché fin da bambini ne siamo istintivamente ghiotti? Più che di zuccheri, sarebbe corretto parlare di carboidrati. Una categoria di molecole di cui fanno parte glucosio, lattosio, fruttosio, saccarosio e così via. Inconsapevolmente associamo gli zuccheri solo ai dolci, ma non è così. Questi sono contenuti nel ketchup, nello yogurt, nelle bevande gassate e in un'infinità di altri alimenti. Basta provare a leggere le etichette dei prodotti confezionati. I zuccheri sono importanti per vivere, dato che forniscono energia a tutti gli organi del corpo. Ma quali effetti hanno sul cervello? E perché l'industria alimentare ne aggiunge sempre più ai prodotti in commercio? Quando un cibo ricco di zuccheri entra nella nostra bocca, le papille gustative inviano un forte segnale alla corteccia cerebrale che attiva il cosiddetto sistema di ricompensa, ovvero una serie di impulsi e reazioni chimiche che generano la sensazione di piacere. La principale sostanza responsabile di tale benessere è la dopamina. Droghe, nicotina, alcol sono tutte sostanze che innalzano i livelli di dopamina. Il nostro organismo prova benessere e ne vuole sempre di più. È così che nascono le dipendenze. Anche lo zucchero provoca il rilascio di dopamina. Normalmente il nostro cervello è progettato per essere stimolato dai sapori nuovi e diversi. Se si mangia quindi per un lungo periodo lo stesso cibo, la ricompensa di dopamina di ogni pasto tende a diminuire. Funzioniamo in questo modo perché un'alimentazione varia ci aiuta a garantire all'organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Ma nel caso dei cibi ricchi di zuccheri il processo è diverso. Se ne mangiamo troppi, la risposta della dopamina non diminuisce e di conseguenza non diminuisce la sensazione di benessere. Da questo punto di vista possiamo dire che gli zuccheri si comportano come una droga. Più zuccheri mangiamo, più ne vogliamo. Ecco perché vengono così tanto utilizzati nei prodotti confezionati, dove maggiore il consumo, maggiori i guadagni. La scienza però ci dice che assumere troppi zuccheri, in particolare quelli raffinati, fa male alla salute. Troppi zuccheri possono danneggiare la memoria, creare problemi al fegato, aumentare il rischio di malattie cardiache, provocare obesità e diabete, solo per citarne alcuni. Quindi è importante limitare il consumo di zuccheri per non cadere in questa dipendenza, scegliendo gli alimenti giusti. Desideri altri video di questo tipo? Faccelo sapere con un mi piace. Scarica le nostre applicazioni per migliorare te stesso. Iscriviti al canale per ricevere nuovi video. Visita il portale per scoprire un mondo di benessere. Partecipa alle community per aggiornamenti e discussioni.